essere unici. L'avventura più bella è essere se stessi. E con il sorriso si può fare davvero tutto. Creatività, emozioni, voglia di migliorare, musica, idee, contenuti e tanti ospiti. Tutto questo è happiness. Buonasera, buonasera cari amici di Happiness On Air. Anche questa sera, come sempre, siamo on tour e siamo a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, quindi in Emilia Romagna, ma siamo dentro un museo. Siamo al Museo Magi 900, il museo delle eccellenze storiche ed artistiche. Infatti è un posto e un luogo veramente ricco di cultura e di storia, ma soprattutto, secondo me e secondo noi, è ricco di passione. La passione di chi giorno dopo giorno ha collezionato tutte le opere che ci sono all'interno di questo bellissimo posto. Speriamo, attraverso Happiness On Air questa sera, di riuscire a farvi vedere, diciamo, gli angoli che secondo noi sono più caratteristici, ma l'invito è quello di venire a visitare questo museo, che effettivamente viene visitato da tutto il mondo. Infatti in sovrimpressione vedete adesso il sito di questo museo, che rimane aperto tutti i giorni tranne il lunedì, quindi mi raccomando, venite a visitarlo. Sarà una puntata ricca di contenuti, anche perché ci sembrava il luogo adatto per parlare di un argomento in particolare, e quindi ci siamo ispirati proprio a un argomento che in un qualche modo fa parte dell'arte. Infatti ne parleremo con due personaggi particolari che sviluppano un'arte un po' contemporanea, che è diventata proprio una disciplina e un'attività, ed è quella di fare il cosplay, una, diciamo, disciplina che è arrivata sia a livello nazionale che a livello mondiale. Poi ci saranno, come sempre, le good news grazie ad Assunta, e come sempre avremo i suggerimenti e gli spunti per il miglioramento personale della nostra coach Lisa. Quindi l'invito è quello di rimanere collegati per questa puntata di Happiness On Air. Potete seguire tutti i dettagli, come sempre, di Happiness sul sito happinessonair.it e i movimenti del team di Reboot attraverso rebootweb.tv. Quindi state lì e iniziamo questa puntata. E siamo qui all'inizio della puntata e c'è il team, quindi Lisa, ciao Albi, ciao. E Franco. Ciao ragazzi, cosa ne pensate di una puntata in un museo, e che museo? Veramente che museo. Una splendida idea. Ah no? Perché siamo dei creativi di fondo. Esatto. Ecco. Allora, noi dobbiamo salutare però subito tutto il team, quindi Aldo in regia, fai ciao con la mano. Ciao. Eccolo. E poi salutiamo Lucio, che sta scattando mille foto, e ovviamente webbare.it, quindi Yaren, che è là che sta trafficando con i rendering, esatto, le conversioni e i salvataggi vari, quindi grazie a Yaren, come sempre. Salutiamo Assunta Corbo, che più tardi avremo in collegamento telefonico, e salutiamo Chiara Style, che per questa stagione, diciamo, di Happiness On Air ha concluso la rubrica di Happy Look by Chiara Style, ma che torneranno dalla nuova stagione. Detto ciò, la felicità per me è questa sera grande ispirazione, la sta Franco, studiato. La scaletta sotto, guarda. Dai, letto. Beh, ma dal luogo immaginato. Sì, sono talmente ispirato da questo luogo. La felicità per me è ispirazione, sì, perché in fondo, nel momento in cui ci ispiriamo a qualcosa o qualcuno che in un qualche modo vogliamo imitare, potrebbe essere qualcosa, qualcuno, perché riteniamo che questa persona o questo personaggio abbia qualcosa di bello da seguire, e noi vorremmo che farlo. Attrae. Esatto, che ci attrae, vorremmo farlo anche noi. Oppure ispirarsi perché ci viene un'idea. Ci può essere, nel momento in cui ci viene l'idea, a me viene in mente la lampadina classica che si accende, ci illuminiamo, e quello è un momento di felicità in fin dei conti, sì, perché è un qualcosa che sicuramente, avendo avuto quel pensiero, ci sta già migliorando in un qualche modo. Franco, pronti? Tu, nella vita o nel lavoro, hai delle icone alle quali ti sei ispirato o continui tuttora ad ispirarti?
Allora, che icone intendi? Cioè l'icone quelle dei santi? Icone qualsiasi, cioè hai dei modelli, delle cose a cui tu ti ispiri per simulare ed emulare il loro atteggiamento. Hai modelli, dunque fammi pensare, in tema con la serata potrei dire Goku di sicuro, è un grande modello di volontà per me, che okay. mi ispira molto. Anche molto in tema sì. cosplay, quindi sì. Iron Man per la creatività e per la stravaganza, assolutamente anche questo. Perché io poi ho dei modelli così, eh. E certo, beh, giusto, quello che vuole. E poi anche Batman mi piace molto. Batman perché è temerario. Batman è temerario. Quindi tre supereroi. Tre supereroi. Pensa a te. Quasi quasi calzano a pennello nella serata. Allora, siamo andati a cercare qualche citazione, come sempre, e abbiamo Thomas Edison che dice: il genio è 1% ispirazione e 99% sudore. Perché come ci insegna sì. Lisa, per ottenere grazie. Qualsiasi cosa o per realizzare un'ispirazione bisogna farlo. Fare. Sudare. Esatto. Po'. E poi abbiamo: l'ispirazione non si cattura, quando la si vuole catturare è andata via. E questo magari ce lo può insegnare meglio Lucio, che scatta le foto sì. e se non becca il momento, esatto, se non coglie l'attimo, carpe diem. Ma ne questa... coglie sempre tanti. Ne coglie tanti, è vero. Questa sì. era una citazione di Agnè Varda. Carpa sempre. Oh. Carpa sempre, Lucio carpa sempre. Allora, siamo andati a cercare, come sempre, dato che siamo molto social, come direbbe Assunta, social. Siamo social, siamo andati a cercare online anche l'hashtag ispirazione, e su Twitter abbiamo trovato qualcosa di interessante. Abbiamo Giusy che dice: ossigenare il cervello è gratis, dice, e qui cita un'altra persona, che è un altro account di Twitter, che è Rimassa Sonoio, spero di averlo detto bene. No, sei bravissima. Proviamo. È un cosplay. È un cosplay sicuramente. Quindi ossigenare il cervello è gratis. Proviamo. Quindi proviamo, è vero, perché sì, sì. a volte le ispirazioni migliori ci vengono quando siamo rilassati. Sì. Quando stacchiamo la testa dalla routine sì, quotidiana. Esatto. E poi ci è piaciuto anche Davide, che dice: proprio vero, nelle ore notturne sono molto più produttivo. Ispirazione. Anche io. Quindi sì. perché tutto è silente, nessuno vero. Ci può disturbare, e noi apriamo la nostra creatività e l'ispirazione. Allora, poi abbiamo cercato, come sempre, anche la parola happiness, e quindi l'hashtag happiness. La prima cosa che vedo ogni mattina, così non mi dimentico di essere felice sempre, l'hashtag è happiness, e ha legato questa persona, che è Cecilia, una foto che stiamo vedendo in sovraimpressione comunque, dove la frase dice: happiness is not a destination, is a way of life. Wow. E dice appunto: la prima cosa che vedo ogni mattina, così non mi dimentico mai di essere felice. Una frase tua, Alberto? No, non è una, non frase è una mia frase tua, incredibile. No, non è una frase mia, però ne fa la cosplayer lei. Mi faccio la cosplayer. E però una cosa molto bella: io davanti alla porta di casa ho una foto che ha scattato Lucio, che mi ricorda tutte le volte che esco di casa di essere felice. Felice. E questa è una cosa bellissima, e lo ringrazio tanto ancora. Adesso mandiamo però la sigla degli Happy Toast. Abbiamo mandato la sigla, quindi grandi Happy Post. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Io devo fare anche un saluto e un ringraziamento a lei, Yaya DJ, perché oggi è lei che vince la nostra rubrica in un qualche sì, modo degli Happy Post, perché ha fatto un post che a me è piaciuto tantissimo. Qualcosa di straordinario sta per accadere. Il suo stato di Facebook era felice, quindi no. Serendipity, qualcosa di bello sta sempre per accadere dietro l'angolo. Quindi grazie a Ilaria per questa, per questo post. Beh, questo, ricordarcelo. Io l'ho condiviso e l'ho condiviso con due hashtag. Chiaramente il primo è Happy Post. Chiaro. E certo, e l'altro Happiness on Air. Grazie. Quindi l'invito è: cari amici a casa, quando trovate un post che vi sembra felice, anche se non è vostro, è di qualche amico, di qualche altra pagina o profilo che voi seguite, condividetelo, condividetelo sulla pagina di happiness.onair su Facebook con l'hashtag Happy Post, così li potremo leggere e potremo citarli anche in trasmissione. Citiamoli. Citiamoli. E così, niente, è ora di cominciare la puntata nel vivo e di andare a incontrare le persone che
fanno parte degli ospiti di oggi. Pronti? Bene, cari amici di Happiness on Air, quindi siamo qui nel Museo Maggi di Pieve di Cento e siamo con il fondatore e presidente Giulio Barzellini. Grazie mille intanto per averci ospitato qui. Piacere mio. Con questa idea strana di realizzare una trasmissione nel suo museo, come l'ha presa questa idea? Beh, non è la prima, la televisione viene spesso. Beh, specialmente Rai 3 quasi sempre viene, perché noi facciamo sempre delle grandi mostre, grandi manifestazioni che interessa come divulgazione di opere d'arte, quindi però avere tu degli amici di Cento, per esempio la figlia, la nipote di Giorgio, mio carissimo amico, è un piacere enorme. Poi ho conosciuto bene tuo papà, quindi mi trovo in famiglia, se dobbiamo dire la verità. Bene, allora la sua è una vita davvero, oltre al museo che adesso ci arriviamo bene, è una vita da imprenditore e quindi tanto lavoro, però anche tanta passione, in questo caso per l'arte e non solo. C'è una di queste due cose che magari ha prevalso sull'altra o è sempre riuscito a tenerle in equilibrio? Beh, è sempre riuscito a tenerle in equilibrio, poi una deve avere prevalso, perché l'industria non ce l'ho più, quindi ha prevalso l'arte in questo caso. Ci sono altre ragioni, non è che dovevo per forza scegliere. C'è stato, nella vita ci sono queste cose, però per concentrarsi per tutte le cose che faccio, con l'azienda mi era impossibile. Sono stato fortunatissimo, ho trovato un'azienda che mi corteggiava da diversi anni e li ho accontentati. E così ha ceduto un pezzo della sua vita, ecco, impresa, sì. Cultura, comunque per un bel percorso della sua vita sono andate di pari passo. Come si fa a fare tutte e due le cose fatte così bene? Devo dire che non ho mai avuto una grande passione per l'arte, perché quando si è impegnati così a fondo in un'impresa, perché devi considerare che tu parti da zero. Quindi per avere successo devi lavorare giorno e notte, io ho sempre fatto questo, anche nonno sa che faceva, quindi allora non hai tempo di dedicarti ad altre cose. Quando invece l'azienda comincia a essere quella che era, cioè leader in Europa per quello che noi facevamo, per noi, io sono sempre stato un inventore, io ho inventato dei prodotti che mi hanno reso leader. Quindi alla fine diventa tutto più facile. Infatti leader anche proprio per l'emergenza, per le luci di emergenza, quindi diciamolo, perché è un riconoscimento importantissimo. Poi però nel corso della vita arriva l'idea di creare questo posto, questo museo. Sì. Come è nata? Ho detto che non ho mai avuto una grande passione per l'arte, però una volta che inizi è uno scivolone, e quindi io ho cominciato a conoscere gli artisti, perché non sono solo un collezionista d'arte. C'è un critico che si chiama Luciano Caramel di Milano che sempre ha detto: Barzellini più che collezionista d'arte è un collezionista d'artisti, perché è vero. Io, se non conosco l'artista, se non ho modo di parlare, di conoscerlo a fondo, interrogarlo, che sono un po' noioso quando comincio a interrogare la gente, e alla fine diventa passione. Questa passione tu accumuli, cominci ad accumulare arte, tenendo conto che io ignoravo il settore dell'arte, però sono un manager. E sono così convinto che il manager, il vero manager, deve essere qualcuno che sa, che può fare il manager anche in un settore diverso. Quindi ci sono i manager che tu li metti dappertutto, funzionano. Io non mi sono adoperato dappertutto, però era una gara con me stesso di vedere se effettivamente in un settore che non conosco posso avere successo. È stato e direi che è stato proprio così. Sì.
Ecco, un manager che oltre ad avere molto successo nell'arte è riuscito comunque a condensare nello stesso luogo tanti tipi di arte, perché ci sono tipologie di quadri diversi ma anche di sculture. Ecco, qui come si è orientato nelle scelte? Dunque, intanto sapevo che ignoravo un sacco di cose, quindi io ho fatto una collezione sia di sculture che di pitture, sempre con i consigli di chi se ne intendeva, degli storici dell'arte, dei critici, perché non potevo permettermi di comprare, perché poi costano queste cose, di comprare, di fare cose nella massima ignoranza, com'era. E poi adesso non voglio dire che so tutto, ma certamente sono in grado di portare avanti un museo, e non per niente sappiate che a settembre inaugureremo il Maggi 900 in Cina. Ecco. È il museo gemello di questo in Cina, ai cinesi. Quindi dovete considerare che tutto il mondo è là, nel posto dove noi abbiamo questo museo, che si chiama Guangzhou, e sono là tutto il mondo, quando dico tutto il mondo, è tutto il mondo, a comprare, a vendere, a produrre. Noi siamo andati a fare un museo. La soprintendenza non ci credeva. Quindi il dottor Ficacci, che cura questo, è venuto con noi e si è reso conto che era vero, che noi avevamo un museo in costruzione e adesso a settembre sarà definitivo. Quindi vuol dire che... Passo, sì, è un portare comunque la cultura anche al di fuori, non solo italiana, anche perché comunque qui ci sono delle sale che veramente sono visitate da tutto il mondo. Ce ne sono due in particolare, una è un po' legata al terremoto e l'altra a un personaggio italiano. Ce le può raccontare queste due sale? Ma io potrei dire tre. Ecco, sì, io alludi, ho ridotto in realtà. Tu alludi a Mussolini? Sì, esatto, quella sala. Mentre anche. Invece c'è anche... Il cuore che mi raccontava l'altro Vabbè, giorno. Vabbè, ci fermiamo qui, ci fermiamo. Ecco. Allora, la questione della sala, che è la sala più bella del mondo, è venuta fuori dal terremoto, da una disgrazia. Quindi posso dire che tutto il male non viene per nuocere, per quello che mi riguarda. Quindi abbiamo tutte le opere della Chiesa, compreso il crocifisso che è rimasto qui per un anno, hanno anche celebrato le messe per un anno e poi adesso continuiamo ad avere queste opere che sono dei grandi capolavori. È in una sala unica, metà è Novecento e metà è Rinascimento, cioè 500-600. Quindi chiunque vuole vedere che cos'era l'arte nel 500, nel 600 e che cos'è l'arte adesso può fare un paragone. Non c'è nessuna sala al mondo che possa essere paragonata a questa sala. È una cosa unica al mondo. Dico subito che non ha merito nostro, però un pochino forse sì. Però un pochino sì, anche essere magari al momento giusto con il luogo giusto, perché di fatto qui sono conservate in una struttura comunque antisismica e quindi da una tragedia sono state salvate queste opere e si possono vedere veramente da vicino, cose che magari all'interno di una chiesa si vedono molto non lontano. Si vedeva per niente, si vedeva esatto, c'è una pittura del Guido Reni che era a 40 metri, vedevi una cartolina là in fondo, ma nessuno l'ha mai potuta vedere come la vede adesso. Così uno, noi possiamo dire, la puoi toccare, non va bene toccarla, però la vedi, quasi la tocchi. E c'è il grande capolavoro del Guercino, che è una cosa strabiliante. Poi bisogna che, non ne diciamo molto, altrimenti non vengono. Tutti debbono venire a vedere questa sala, che è gratuita anche fra le altre cose. Ecco, e tra le altre cose, nella sua vita e quindi anche nel museo, c'è una parte di Africa. Alcune cose le vediamo anche nelle foto alle nostre spalle. C'è una sala dedicata a sculture africane e allo stesso tempo lei è anche un missionario che ha una parte di vita, diciamo, anche là. Che cosa significa questo per lei? È un significato che non è così facile, però posso dirti che in Africa, potrei dire anche
dove vado, e sono stato anche in America per un processo, lascio il segno, ho questa abitudine di lasciare un segno speciale. Quindi l'Africa, non era difficile fare il missionario in Africa, basta anche poco, però noi abbiamo, dico noi perché poi fra l'altro mi piace parlare così, insomma, potrei dire io, ma meglio, sta più bello noi. Plurale maestatis. Sì. Quando si intraprende un'operazione come stiamo facendo noi, adesso noi abbiamo un orfanotrofio con 70 bambini e abbiamo, quello è tutto nostro, con una signora di Milano, mentre invece l'altro non è nostro, ma noi l'aiutiamo moltissimo, si tratta di 200 bambini sordomuti che noi stiamo curando e qui stiamo facendo dei miracoli sul serio. E quando si inizia a fare questa operazione, perché noi cominciamo all'inizio degli anni, a metà anni 80, in quelle zone non c'era niente di medicina, proprio niente. Quindi noi cominciamo a mandare una quantità enorme di medicine e di attrezzature per ospedali. Quindi abbiamo rifatto l'ospedale, ne abbiamo fatto un altro. Alla fine, ultimamente, curiamo principalmente i rapporti con l'infanzia, perché nel frattempo, dopo la grande ondata di AIDS, arriva medicina un po' da tutto il mondo, quindi non è più così come prima. Adesso le medicine arrivano dall'America, dalla Germania, dall'Inghilterra, dall'Italia anche. Quindi noi curiamo più le cose che dove troviamo una quantità di bambini abbandonati. È un problema enorme. In questi giorni sta succedendo un'altra guerra ai confini con la Somalia e tutte le volte che ci sono questi attacchi noi dobbiamo fermarci perché anche il Ministero degli Esteri sconsiglia di andare in quei posti e noi non possiamo non andare. E dicevo all'inizio che quando si comincia a fare queste operazioni, sono operazioni che tu devi sapere prima che c'è continuità, non puoi andare a pensare di dire vado a fare un orfanotrofio, poi lo pianti lì. Noi sono 24 anni che faccio queste cose, quindi posso dire che la continuità l'abbiamo mantenuta e adesso un po' anche per l'età che ho e tutto il resto, finché posso dobbiamo continuare. Tanto di cappello, davvero tanti complimenti. Per questo e per tutto quello che comunque fino ad oggi ha creato. Ecco, il ricordo più happy, più felice, legato magari a una di queste cose che abbiamo detto, quindi o il lavoro o l'arte o l'Africa, qual è il ricordo proprio più felice, il più veloce che viene in mente? Non so tirarne fuori, forse quando mi sono sposato. Ah, che bello, bellissima risposta. Bellissima risposta. Bene, un'ultima curiosità ce l'abbiamo. C'è un libro che racconta comunque la sua vita, sì. Che si può trovare qui nel museo. Tra l'altro il museo è aperto tutti i giorni, sì. Giusto? Quindi scusa, il lunedì. Ecco, si può visitare sempre, tranne lunedì, comunque in sovraimpressione adesso a casa vedono il sito così possono consultarlo e venirvi a trovare. Esiste quindi questo libro che racconta la sua vita a fumetti. Come mai la scelta del fumetto? Ma ci sono diverse ragioni, principalmente io sono un appassionato di fumetti, da bambino, come ho cominciato a imparare a leggere mi sono affezionato ai giornalini di un tempo, quindi già questo era, appena avevo due soldini andavo a comprare quei giornalini di avventura che li ho in mente tutti li ho ancora in mente. Poi secondo, due anni fa è stato il centenario dell'invenzione del fumetto, quindi noi siamo usciti proprio nell'invenzione del fumetto. Secondo, questo libro se l'avessi scritto non l'avrei dato a nessuno, perché chi è che è interessato alla mia vita? È difficile trovare gente che abbia voglia di leggere, mentre invece fumetti è talmente allettante, talmente divertente, che se non fosse fumetti forse non l'avrei neanche fatto, perché era inutile. Io posso dire che lo sto leggendo e a me piace molto, sia l'idea del fumetto che comunque la sua storia, perché veramente è bellissima. Ma la storia è importante, ci sarà
alla fine di agosto stiamo facendo una cosa, non per iniziativa mia ma dei miei collaboratori, di tutta la storia del museo, perché devi pensare che il museo, e poi non me l'hai chiesto ma te lo dico io, è una macchina potentissima che ti mette in condizione di fare delle cose che altrimenti non avresti mai fatto. Perché alle spalle avere un'attrezzatura e un'organizzazione come questa, che mi paragono al MoMA di New York, il mio concorrente più prossimo, per dirti, no? Adesso che io ho un museo in Cina, il MoMA non ce l'ha, per dirti, poi. Quindi anche il Louvre. Noi abbiamo fatto un'operazione in Louvre, 20 anni, quasi 20 anni fa, fatto un'operazione straordinaria dentro il Louvre, una cosa che a me è sempre piaciuta. Sono poi forse un ambizioso, anche esagerato, ma un ambizioso che è un'ambizione con me stesso, mi preoccupa un po' meno gli altri. E io sono sempre lì che mi paragono, ma sono capace di fare questo. Io sono un sognatore e sogno e cerco di realizzare i sogni che faccio, ma non sono sogni veri, sono sogni che io voglio fare, capisci? Però vengono di notte. Di notte il sogno o quel racconto che io mi racconto a me stesso è più fattibile, è quasi fatto, perché è così. Mentre invece un sogno fatto in treno è diverso, nel tuo silenzio. Poi alla fine vedo e esamino se è realizzabile oppure no. E posso dire che sono un sognatore, ma li ho realizzati tanti. Gli ultimamente, con la forza del museo, ho fatto delle cose che altrimenti non avrei fatto. Perché adesso ti racconto una cosa. E bisogna sempre riuscire, quando tu adesso mi stai intervistando, però mi intervisti dentro il museo. Quando una persona che ha fatto delle cose deve sempre essere in grado di dimostrarle. Io ero in Africa con Achille Polito Oliva, che è uno dei più grandi critici storici italiani, e abbiamo organizzato una biennale d'arte. A un certo punto lo porto con me a vedere l'orfanotrofio e così anche i bambini sordomuti, eccetera. Alla fine lui, all'inizio, quando arriva, vede queste cose, si commuove, piange, prende un bambino in braccio ed era proprio emozionato. Alla fine, quando torniamo in albergo, mi ha detto: senti Giulio, quando mi raccontavi queste cose io ci credevo in parte, no? Non pensavo, ma hai fatto bene a portarmi, perché io non ci credevo, erano troppe cose grandi. Bisogna vederle. Quindi, vederle e sempre dimostrare. Noi adesso faremo quel libro, e tu lo vedrai, che sarai la prima ad avere questo libro omaggio. E tutte le volte che io dico una cosa, di fianco ci sono o le fotografie, il documento, perché non bisogna mai parlare. Senta, e l'esempio di Achille Molito Oliva, ho capito che bisogna sempre dimostrarlo. E infatti è diventata una mia caratteristica, dimostrarlo sempre. E quindi ci sarà questo libro. Tra l'altro, essendo adesso dentro al museo, io posso confermare che è tutto vero, quello che abbiamo detto. Io ho visto ed è dimostrato. Allora, un enorme grazie ancora per questa chiacchierata, per averci ospitato qui al Museo Maggi, a Giulio Bargellini. Grazie mille. Grazie a voi. Su serio. Lisa, siamo arrivati al momento del talk show, ma non ci sono gli ospiti. Non ci sono oggi. Com'è che in questo museo oggi non... saranno in ritardo. Allora, li cerchiamo per le sale, magari. Però per i piani. Sento dei passi. Qualche passo. Sento dei passi e vedo anche qualcuno che ti lascio da sola. No, tu sei qui. Mi spaventa un attimo questa persona. Adesso, che cosa questo facciamo? Questo è un po' un personaggio. Scusi, ma lei chi è? Victor Von Doom. E nella vita che cosa fa? Tiranno,
assassino, innamorato di una donna che non avrò mai e soprattutto uno dei villain più cattivi della Marvel. Però. Eccoci, e siamo in un museo vuoto. E siamo in un museo vuoto. E siete già mie prede, siete già mie. Quindi io Ehi, no! Ecco. Che vuoi, Deadpool? Aspetta, dai, come va? T'è a posto? Però. Non sei più di un amico come una volta, Ragazze, come siete belle dal vivo. Cioè, ma io... Ragazze, ma siete estremamente sexy dal vivo. È poi vero che la TV... Stai zitto un attimo. È poi vero che la TV vi fa proprio... Ma lo sai che giro ho fatto io. Stai zitto. Ragazze, vi va sushi stasera? Dai, andiamo? Andiamo a mangiare sushi, ma noi dovevamo fare un'intervista. Ho detto che sono mie. Dai, dottore, vai a giocare con le papperelle. Andiamo, ragazze. Andiamo. Andiamo, andiamo. E siamo qui finalmente con i due ospiti. Li abbiamo trovati. Li abbiamo trovati, o ci hanno trovato loro. Sì. Quindi io dico i nomi veri, poi voi ci raccontate i personaggi. In questo caso abbiamo Hermes Quadri. Ciao a tutti. Ecco. E Marco Gallotta. Io non è nessuno. Ciao ragazzi, vedete che mobilità che ho io. Ecco, io vorrei sapere allora quali sono i personaggi che state interpretando. Lui, un pazzo scatenato che rompe solo le scatole. E te? Però è simpatico. E te, un dottore che non sa fare il dottore. Ecco. Allora, diteci i nomi, l'hai detto prima ma lo ripetiamo. Niente, in questo momento indosso un cosplay di Victor Von Doom, un super, uno dei, diciamo, dei villain più storici della Marvel, fine dagli anni 60, nemico acerrimo dei Fantastici 4, ma nel tempo nemico anche di altri tantissimi supereroi della Marvel. Eccoci, allora facciamo una cosa però, togliamo la maschera così. E tu mi fai l'onore? Certo, allora. Ah beh, guarda, si è sfilata da sola. Voilà. Dietro. Se già dietro, perfetto. Tirala pure. Là. Oh. Eccolo. Oh. Oh. Qui abbiamo voilà. Hermes. Giù la maschera. Ben giù la maschera. Dopo. Beh, è un continua, Non smette, Che allora, personaggio ha significato con Marco. Marco, adesso vediamoti in viso. Ah, ok, io. Ti tocca. Eccomi qua. Non meno lui 10-12 litri. No, beh, io sono un po' più. Io non ho i capelli, sudo di meno. Questo è un complimento perché me ne avanza un po', ho capito. Allora, che personaggio è invece il tuo? Il mio è Deadpool, un mercenario chiacchierone, è nemico, amico di tutti i personaggi della Marvel. Un doppio giochista, un pazzo scatenato, non sai come prenderlo, bipolare a livelli abissali. E... è un pazzo, appunto, è divertente. È un po' playboy anche, secondo me. Sì, 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 sì. Però c'è da dire che lo interpreti bene. E stasera anche in giacca e cravatta. Stasera sì, bisognava essere, siamo in un museo, quindi dovevo mettermi elegante. Giusto, giusto. Allora, voi avete trovato la passione, vi è nata, diciamo, la passione per questa disciplina, si può chiamare disciplina, che è quella del cosplay. Mm-hmm. Certo. È una vera e propria arte, più che disciplina. E quindi è un'arte che poi ti stimola sempre a creare cose nuove, ricerca di materiali nuovi, anche perché la voglia di essere un supereroe ce l'abbiamo tutti, maschi e femmine, quindi si cerca sempre di stupire e stupirsi noi stessi per quello che riusciamo a fare, insomma. Ecco, allora, però per chi magari ci sta seguendo da casa e non sa esattamente che cos'è il cosplay o fare il cosplayer, che cosa vuol dire? Ce lo spiegate voi? Chi ce lo racconta? Marco sarebbe adattissimo in questa cosa perché è più anziano di me in questa bellissima passione e idea. Io all'inizio il cosplay lo seguivo al di fuori, non mi vestivo, diciamo, non interpretavo un personaggio, ma ne godevo lo stesso alle varie fiere cosplay. E pian piano mi è salita la voglia di provare un personaggio e quindi di interpretare il cosplay. Il cosplay è una classica arte giapponese dove praticamente una persona cerca di impersonificarsi o interpretare il suo personaggio preferito, nel migliore o nel peggiore dei modi, dipende secondo di chi sia il personaggio o delle materie usate o del personaggio in se stesso. Io ho portato questa versione perché non ne vedo mai e ogni tanto mi stimola il non vedere mai una cosa nel dire ma proviamoci.
Questo grazie anche, naturalmente, non solo a me, ma a Jacopo Paparella, che mi ha dato una mano nella realizzazione del costume, e alla mamma come sartoria. Fatti, bravissima mamma, non posso dire niente, la mamma di Jacopo, fantastica. E mi sono cimentato nel Victor Von Doom. Il cosplay innanzitutto è passione, come diceva Marco, tantissima passione, tantissime ore perse dietro a un progetto, vanificato, ripreso a mano, rifatto, ci perdi notti, giorni. Ognuno nel suo piccolo, nel suo grande, fa quello che può nell'ambito cosplay. Io mi sento di fare complimenti a tutti, perché quando vado a una fiera, anche una maschera, anche un semplice oggetto, se è portato con passione, è cosplay. Ecco, e qui viene una domanda interessante, allora, è una curiosità più che altro. È cosplayer, o si può definire cosplayer, sia chi si costruisce il prodotto, quindi il costume da solo, e anche chi magari lo commissiona a qualcun altro che glielo aiuta o che lo costruisce, oppure no? Cioè, c'è differenza? Cioè, l'importante che cos'è? Faccio rispondere Marco, perché è anche un prop maker, infatti. Quindi vediamo, no, lui. Allora, la differenza, in realtà non c'è una differenza, perché il cosplayer, proprio dal termine costume player, vuol dire colui che impersonifica il personaggio. Quindi se lo fai tu o chi l'ha fatto per te il costume, comunque tu lo interpreti, sei tu che vai in scena, sei tu che vai sul palco a fare le tue esibizioni, quindi la differenza sostanziale c'è tra cosplayer e prop maker. Il prop maker o il prop making è quello che faccio anch'io insieme a tanti altri colleghi in Italia, è quello proprio di studiare, progettare dall'inizio un costume partendo da un disegno, partendo da una foto. Molto spesso mi arrivano richieste di costumi direttamente da dei fotogrammi di un film, quindi io mi devo basare su dei fotogrammi su film che non sono ancora usciti. E invece in modo più semplice, da progetti 3D già presenti, dove il lavoro viene semplificato. Però io direi che non c'è una differenza sostanziale in questo mondo, cioè, i cosplayer sono proprio quelli che indossano, interpretano, esatto, diciamo, il loro supereroe o comunque, diciamo, il personaggio preferito a cui si sono ispirati. Esatto. Quindi è proprio impersonare, di interpretare. Ecco, io sto vedendo una per cosa. Messo. È per messo. Ecco, ciao ragazzi, buonasera! Ecco. Uno wocco, wocco ta wocco, wocco ta wocco. Viene dopo, vero? Che bella, oh madonna, ma che pugno fa! Allora, signori, vi presento Rocco Tarocco, o Rocco Tarocco, che è un personaggio che spesso viene a visitare gli ospiti di Happiness on Air. Sì, ecco, non è propriamente un cosplay, è proprio fatto un famoso stilista. È un famoso stilista. Si può uccidere, vero? Non avete la pistola, allora, in questo momento. No, c'è un motivo strepitoso, Vedendo il sushi che c'è qua vicino? Ma sono io, sì, io sono il proprietario di tutti i sushi del mondo. Ah, ecco, allora, a poco a poco, parli un pelo più forte, grazie. Allora, oggi sono venuto qua perché voglio lanciare un'idea strepitosa e ho bisogno di voi due per un test. Un signore. Non basta lui? E voi due, voi tutti e due, perché ho bisogno di più punti di vista. Facciamo uno in due. Cosa bisogna? Cosa punti di vista? I punti di vista, le opinioni. Vabbè. Allora, funziona così: io sto lanciando una nuova idea incredibile che si chiama il Tarock Player. Che cos'è il Tarock Player? Il Tarock Player prende un indumento, qualcosa che contraddistingue un personaggio importante, e se lo veste con grazia, come faccio io? Chi è grazia? No, con grazia, con eleganza, con chic. Ah, ok. Non si può fare, ha trovato il pane per i suoi denti. È la parte che non pensa. Chic deve essere C di sì. Como, H di accappatoio, I di Ina e C di cometa. Toscano, prendi un'arma. Arma? No, non c'è l'arma in scena. Mi spiace. Allora, praticamente, per esempio, io sono di che? Chi sono io adesso? Il top player di chi? Di chi? Lo squalo! No! Nemo! Bravo! Vedi che guardare i cartoni funziona!
Ho quindi la mia linea incredibile, funziona perché proprio in un colpo d'occhio si può riconoscere il personaggio. Adesso ne pongo un altro, eh. Ecco, questo è difficile, ragazzi. Io ho già intravisto la parrucca. Oh, questo è veramente difficile. È molto bello, questo è un top player. È una sfida, gentilmente non bello. Disturbi il quadro dietro, ecco, grazie. Allora per chi sono? Un porco spino. No, il top player. Quasi mia madre dopo il contratto permanente. No, no. Quindi sono il top player. Mi viene. Dai, mi viene. Non viene più. Come no? Questo è facile. Dai, te la suggerisco io, siamo uno pari. Dai, siete un po' nerd anche voi. Goku. Di che livello di Super Saiyan? 4. Guarda che qua. A quanti livelli sono? 4. E poi c'è, domanda contraria. Che cosa vediamo c'è? Vediamo se è pronto, è Rocco Tarocco. Rocco Tarocco. Dopo il quarto cosa c'è? Non lo so, c'è lo scimmione. Ah, visto. C'è lo scimmione! Che dire? Preparato, ho preso in casa. Tutti preparati. Sono preparatissimi. Allora che cosa dice questa mia linea di Tarocco player? Potrebbe fare faville. Ma cosa deve fare? Potrebbe fare proseliti. Ascolta. Potrebbe fare incredibilmente successo. Proseliti ha detto. Potrebbe fare saltissimi. Ascolta, se vuoi ne parliamo là dietro. Dietro quel muro però senza che le telecamere ci vengono. Lui ha una valigetta. Ma dove ci sono tutte le pistole? No, una valigetta piena di giocattoli. Sì. C'è anche un pollo. Anche tu fai Tarocco player? Sì. Io sono Tarocco dalla nascita. Tu sei Tarocco? Dalla nascita. Buona Tarocco? No, mica. Senta, Tarocco. Rocco Tarocco. Dimmi al ma com'è che lei ha abbandonato le linee moda normali? Ma però la maglietta guarda. Sì, guarda. Sì, no, la ce l'abbiamo. È inguardabile. Ma chi c'è nella maglietta? Non è inguardabile, è bella. No, è bella. È bella quella maglia. Complimenti. È il gilet. Complimenti, è il gilet che stona su quella maglia. Sì, il gilet è un colpo in un occhio. Esatto, è il gilet che stona su quella maglia. La maglia è fantastica. Il gilet ci abbiamo portato una foto. È uno stilista. È di Tarocco questo. Rocco Tarocco. Okay. Come hai detto, scusa, cava. Niente, dicevo, come mai hai abbandonato le collezioni normali di moda per dedicarti per a quest'altro? Per soldi, scusa. Va bene, la ringraziamo allora noi. Arrivederci, bella ragazza. Ciao, arrivederci. Ciao, ragazzi. Dopo, vediamoci da dietro. Ti aspetterà, vabbè ragazzi, se proprio mi vuoi ti presto il guanto. No, ogni tanto abbiamo questi personaggi fantastico. Che però sono fedelissimi e ci seguono molto. È fantastico. Potrebbero arrivarne altri, ecco, vi avviso così. Un po' di diserbante magari per i capelli. Butta l'axe ogni tanto e un bicchierino di Allora, ecco. No, non va bene. Devo fare il cattivo poi. Quindi devo fare rompiscatole. Io vedo bene. Però in coppia vi vedo bene, come cioè vi compensate. No, non in questo senso. Cioè, io sono il bello e lui è brutto. Io sopra, tu sotto. Aiuto, sapevo siamo io. In un museo. Non c'è niente da fare. È un posto che hai visto Alberto sacco. Che rompe non le scatole. Il suo ruolo, ha scelto quello. Allora, io volevo sapere invece, costruendo i cosplay, quindi costruendo i costumi proprio per chi poi li indosserà, quanto è difficile magari la scelta del materiale, che tipo di materiale serve, come fai a gestire allora, questo? È una domanda che mi pongo ogni volta che inizio un progetto nuovo, perché devo valutare leggerezza, mobilità, flessibilità, tutti questi fattori, che poi mi portano a fare un abbozzo di una forma che se in processo di lavorazione mi rendo conto che è troppo pesante o dona poca mobilità a chi lo dovrà indossare, cambio tutto e studio nuovi materiali che un po' ormai li conosciamo. Quindi c'è, ecco, facci qualche nome che magari è il Forex, che è un materiale termoplastico, leva foam, Warbla, PVC, schiuma poliuretane, che poi ne avrei anche da dire, insomma. Però sono i principali materiali che per i costumi, per certi tipi di cose, vengono impiegati. Ecco, quindi parlavamo prima del fatto che è realmente un'arte moderna questa, comunque ci si è ispirati un po' magari all'Oriente, perché forse è nata lì, giusto, mi sembra. Veramente tanti anni fa. Ecco, veramente da quanto tanti tempo? Anni fa.
Io penso attorno almeno agli anni 70. Sì, anche un pelo prima secondo me. Perché proprio primi costume, 70 secondo me. Il così costume tanto comunque è una tradizione abbastanza antica che poi è diventata... Sì, loro sono maestri perché avendo il kabuki, avendo naturalmente il loro bellissimo... diciamo ispirazione a tutto quello che è il teatro, quindi alle maschere, al mimo, al samurai, alla geisha, tutto quello che gira attorno a questo mondo incredibile che è il Giappone, secondo me è nato tutto da lì, poi bene o male si è trasferito negli anni e le mode naturalmente travalcano l'oceano, travalcano tutto e da niente siamo tutti cosplay. Ecco, io una cosa che ho notato però in Italia è che non ne sono tanti anni che ci sono tutti questi raduni, cioè adesso veramente è diventato, mi viene da chiamarlo un movimento. Perché tutti i weekend, comunque bene o male, nell'arco dell'Italia, quindi della nazione, ci sono eventi dedicati, fiere. Come mai è scoppiata, secondo voi, secondo il vostro parere, comunque negli ultimi anni o nell'ultimo decennio? Guarda, se mi permetto un secondo, mi sembra che ci sia anche naturalmente dietro, come tutte le mode, una questione di business. Ecco, proprio lì. Non voglio farmi odiare da nessuno, attenzione, anche perché credimi, io quando ho la fortuna di andarci, cioè, faccio molte fiere, anche perché mi piace, sono ben organizzate, ci possono essere anche delle ore logicamente, perché tutto questo mondo è nuovo per tanti fattori, l'organizzazione di una fiera, la partecipazione naturalmente dei cosplayer e tutto quello che è il mondo di due giorni di fiera o di un giorno di fiera dedicata a questa bellissima passione. È vero che ce ne sono tante, speriamo che non sia un dilagare completo, perché io spero solamente, tra virgolette, che il cosplayer o il cosplay o la fiera cosplay sia un pelino plasmata nel corso dell'anno, anche perché logicamente tutti i ragazzi non potrebbero fare tutte le fiere, esatto. Oppure ci troveremmo in difficoltà se al sabato siamo a Torino, la domenica siamo a Milano e il venerdì siamo stati a Padova, certo. Per dire, per l'amor di Dio, è una cosa bellissima, fantastica. Speriamo che ci sia un pelino più di regolamentazione, un pelino più, come dire, di organizzazione, di forse ecco, anche di organizzazione per poter eventualmente di partecipare, di godere di questo, a quasi tutti, godere di questi eventi. Allora, quali sono le emozioni più forti o comunque quelle che vi spingono come rappresentanti, no, del mondo cosplay, troppo buona a continuare a partecipare a questi raduni, questi eventi, queste fiere? Ma io ti direi di getto che la cosa più bella ad oggi, anche se interpreto in questo momento un personaggio che è odiato praticamente da tutti allora a me piace no, piace alle donne perché la valigetta ti piace questa sera, bisogna dire così. Piace alle donne, ma non piace ai bambini. Appunto, l'emozione più grande è quella che danno i bambini, perché quando riconoscono Iron Man, Spider-Man, Doom o chi per lui, secondo me è l'emozione più grande che puoi dare a un bambino, nel senso un sorriso, la sensazione che stia incontrando il suo vero eroe in carne ed ossa. E poi vabbè, c'è l'emozione quando vai sul palco che hai centinaia, migliaia di persone che ti applaudiscono per il lavoro che hai fatto, per la scena che hai appena mostrato, un po' come nel teatro poi alla fine. Certo, anche perché voi vi ritrovate nel personaggio che interpretate, ma chi vi guarda riconosce il proprio eroe in un certo senso, quindi abbiamo qui un esponente di Iron Man non indifferente, no, perché tu Hermes hai interpretato Iron Man con diverse armature. È una passione che ho del personaggio e vedi, in questo momento il cosplay viene fuori anche solo sotto forma di armatura. Ma non hai i suoi soldi però. Ma attenzione, dice una cosa purtroppo, non ho i suoi soldi, non ho i soldi di Stark, ma se mai li avessi facciamo fiera go-go tutti i giorni e shawarma per tutti. Ecco, e a proposito di Iron Man, giusto per chiudere il discorso, hai vinto tra l'altro da poco un concorso importante con un'armatura di Iron Man che avevi, era di Iron Man. Questa volta era bravissima, è di un famoso film americano, campione di incassi, fantastico, perché a me piacciono i picchiaduro, mi piacciono le cose da mangiare un sacco. Soprattutto di popcorn, ti piacciono le armature Coca-Cola, toste. Mi piace mangiare i popcorn davanti. E questo bellissimo film di Guillermo del Toro, Pacific Rim, che secondo me è stato uno dei motion picture più belli in assoluto di quest'anno, fantastico. Adoro come livello di movimento. Le parole in inglese. Sì. Immagino, anche perché non sono bravissimo a parlare l'inglese, e lui logicamente mi prende in giro. No, ci sta, perché
da quel tono chic, un po' come Rocco Tarocco. Allora, meine Freunde, dammi lì, che devo parlare tedesco, esatto, visto che sono nuova. Mi fa sempre. Però ti dico, grazie di questa cosa bellissima, che è un'emozione incredibile. Torino quest'anno oltretutto cadeva nei loro 20 anni di manifestazione, quindi è proprio la ciliegina sulla torta, nel senso che io ero lì con tutti, veramente con dei grandi cosplayer, a livello di Predator, a livello di Iron Man veramente fantastici, a livello di altri supereroi. E non, sinceramente ero con mia moglie, ero con mia figlia, con tutta la mia famiglia, perché molte volte mi seguono, grazie a Dio io ho una famiglia che è con me spesso, e quindi l'emozione più grande è anche da parte dei miei familiari, di quello che mi danno loro per spronarmi a fare qualcosa. È stata incredibile perché ho avuto questa bellissima vittoria. Li ringrazio, ringrazio naturalmente tutti, e andrò, grazie a loro, al Japan Expo. Che è? A Parigi. A Parigi, quindi complimenti. Allora, io ho ancora... Da baguette, se vuoi. Lasci questa baguette e lo porterò con sotto me. Sotto l'ascella. Sotto l'ascella. Vestito da Deadpool, perché... Allora, io ho ancora altre domande, ma vedo con la coda dell'occhio un personaggio... Spazientito. Si vede un personaggio spazientito, quindi... Oh, non sono questo, Prego, venga dentro. Sì. Su. Un altro. A tutti! Questo è Happiness on Air. Segugio, mamma mia. È quello delle assicurazioni. Anche il cartellino. Segugio. Ho trovato un certo Lucio. Ecco. Ha detto che sono un'opera di scultura moderna di Franco Cortese. Lo vuoi? Buonasera. Buonasera. Lucio, ci racconti. Allora io sono qui per dimostrare. Parli forte, gentilmente. Al pubblico, ai te, ai segugi. Le mie che incredibili. Come ha detto? Ai telesegugi. Le mie incredibili capacità odorose. Olfattive. Ecco. Odoroso. Oddio. Odorose non l'ho mai sentito. Non lo conosco. Odoroso. Sembri uno straniero. Se mi date qualcosa di vostro, io vi racconterò morte e miracoli. Dammi qualcosa! La vita no! No, solo la morte e miracoli. La maschera, devi odorare. A Minasana. No, aspetta, qua sento. Ho capito, tu sei un tennista, Wilson. No. Allora sei. No. Sei l'attore, quello di Castaway. No. Wilson! No, sono Wade Wilson. Wade Wilson. Hai capito? Ha beccato. Allora, aspetta. Hai capito? L'ha Wade beccato. Wilson. Sei Wade Wilson! Con gli indizi. Essere una nuova madre di pallone. Non proprio. Aspetta. Ho capito! È una tartaruga ninja! No. Raffaello? No. No. Donatello? No, non è una tartaruga ninja. Splinter! La testa. Ascolta, prendimi la guanta. Pistola. No, la scacciacane. Ti do guanto. Scacciacane, dai. Mamma mia. Non penso ho capito! Swimming pool! No. È una piscina! No, no, pool ce l'ha. Sono sudato, ma pool ce l'abbiamo. Pool c'è. Pool c'è. Pool c'è, sì. Ben, sei un papà! No. Sei un papà! Papà piscina! Papà piscina! Non è qualcosa di più lunga, Qualcosa di suo. Da odorare. Dagli il guanto qua. Ti dà un pugno adesso. Ma dove li becchi? Tu sei... Quello lì, come si chiama? Il karateka? Vada! Vada! Quasi, quasi. Non usa meglio. Victor va in tour! Yeah! È un viaggiatore! Non è un tuo amico questo? No, non è, è un loro amico. Va in tour perché siamo on tour, siamo happy nel suo nero. È gente che prende per strada. È un segugio. È un segugio lui. È un segugio. Victor Pandur, un fornaio! Ancora? No. Pandur. Annusa. Sforna armi magiche, ma non sforna per niente. Ho sbagliato, Vandumo, ho letto il signor Vandumo, ma è impossibile, che nome hai? Sei di Brescia? Quasi! Quasi! Vandumo! Vandumo! Questa volta ci sarà vicino. Però lo abbandoniamo, Sì. Abbandonalo per strada. Non sopriamo. No, non si può. Lui sì. Ma non abbandona nessuno, adesso mi Ma guarda che se anche lo abbandoni lui ti trova. È una minaccia. Anche perché ormai i nostri odori. È una minaccia. A cercare il mio amico Aldo Bregoli, Ok, arrivederci. Ciao, segugio. Ecco, arrivederci. Non ha il pedicolo. Ragazzi, mi dispiace, ma vengono proprio apposta in base agli ospiti che abbiamo. Fantastico. La prossima volta non chiamarmi. Non chiamatemi più.
Fantastico, fantastico, fantastico. Ma non ha il pedigree, vero? Non lo sappiamo. Non crediamo, però. Da come lo usava, penso che non abbia neanche il naso. No, però si vedeva. Forma. Sì, usa le salsicce, si vede. Allora ragazzi, io volevo chiedere anche a Marco, la famiglia, allora la tua abbiamo visto che comunque ti segue, ti supporta in questa attività. Non posso dire niente. E ecco, sono invece tu come sei organizzato? Perché è un impegno quello di costruire e indossare nel tuo caso. Ma io, vabbè, agisco da solo, nel senso che nel mio garage mi rifugio notti interminabili e vabbè. La mia ragazza mi dà supporto, Mariangela ti saluto, mi dà supporto in tutte le idee pazze che mi vengono per la testa e per le cose che mi vengono commissionate, ogni volta si stupisce di quello che faccio e vabbè, vive in un mondo un po' strano, nel senso che vede girare per casa Deadpool, a volte delle armature, a volte delle spade enormi, insomma. Io? Lui, ecco. Lui con la spada enorme e no, beh, diciamo che supporto della comunità che segue la mia pagina mi dà comunque la voglia sempre di continuare, di migliorarmi, di fare sempre meglio quello che faccio, perché comunque siamo tutti in fase di apprendimento in questo mondo, non si finisce mai di imparare, anche i grandi nomi a livello internazionale hanno come me iniziato da due pezzi di spugna incollati tra di loro e sperare che venissero per la fiera. Poi vabbè, ecco, è impegnativo portare in giro un personaggio, magari lo stesso, per più di un giorno ad una fiera? Dipende dal tipo di armatura. Dipende dal tipo di personaggio. Logicamente, se facciamo Spider-Man, che è fantastico, ha logicamente un peso addosso irrisorio, perché è un bellissimo costume, ma è un costume. Quindi lì che la mettiamo anestetizzata. Se parliamo di Victor Von Doom, che diciamo sono circa 8 kg, cominciano pian piano a sentirsi, ma è ancora roba da ridere, c'è chi porta ancora molto più peso a seconda della realizzazione che fanno, o di un personaggio anche 30 kg, quindi voglio dire, certamente diventa impegnativo, ma passa anche questo, non c'è problema, per un cosplayer è l'emozione di potersi emozionare, dare emozione, come diceva lui prima, interpretare il suo personaggio preferito, fosse anche 100 kg, ma lo portiamo con tanta convinzione e felicità e... Proprio l'anno scorso, ricerca... un anno fa esattamente, eri Mini Comics, abbiamo sfilato con le armature di Iron Man con 38 gradi fuori. Ecco, che è stato quindi bellissimo. Tanto di cappello, perché quella fantastico. È un bel allenamento. Però abbiamo fatto veramente un bel ecco. Spero quest'anno di almeno un giorno di poterlo replicare, una cosa del genere, perché veramente incredibile è stato essere veramente in tante a indossare le varie armature di Iron Man, il gioco di luci incredibile, le persone che si fanno, soprattutto è come rivivere veramente un film, fantastico. Un videogioco, infatti un saluto fumetto. Tutti da Marco Morando a Anthony Edward Stark e tutti i nostri amici, Marco, tutti quanti che hanno contribuito con noi perché questo avvenimento dell'anno scorso funzionasse, è veramente incredibile, speriamo di replicarlo anche quest'anno. Allora, questa nuova arte che si chiama cosplay, il mondo cosplay, a me piace chiamarlo il mondo cosplay, riunisce le persone, comunque crea tanta interazione con le persone. Sì, tantissimo, spero anche non tanta invidia, perché dove c'è naturalmente il cosplayer, dove c'è naturalmente la fiera, speriamo tutti siamo pronti a criticare. Io spero sempre in una critica costruttiva, in una critica non mirata a demoralizzare o denigrare un personaggio o una persona, non voglio farmi odiare in questo momento, però io rispetto ogni singolo cosplayer, nel suo piccolo o nel suo grande, perché è giusto così, ognuno cerca di fare il meglio che può. E tra l'altro ci sono, come dicevi tu comunque, introducendo un po' l'argomento, in tutte le fiere, in questi eventi, in questi raduni, spesso ci sono dei concorsi, quindi c'è proprio il contest cosplay che va a decretare qual è il miglior costume, quindi comunque un po' la competizione c'è per forza. Assolutamente, e ci deve essere, giusto, da un lato perché anche bisogna giusto. Sempre fare meglio, tu dici giustamente nel rispetto di quelli che sono anche i costumi. Io sì, allora, io ho avuto qualche volta la fortuna, l'onore e il piacere di partecipare anche come giudice nei vari eventi cosplay. Posso dirti che io cerco sempre di essere il più onesto possibile, però vorrei che tutti, se posso permettermi,
ne godessimo di ogni singola interpretazione, di ogni singolo personaggio e di ogni singola esibizione. È vero che il contest esiste per mettersi, come si dice, in combattimento o mettersi in mostra o mettersi in prova con se stessi, però spero che rimaniamo sempre cosplayer, cioè uniti, una bellissima giornata, gente fantastica dove ci si ride, ci si ritrova e ci si scambia idee di quello che può essere la giornata, l'evento. Ecco, quali sono i due criteri che per forza bisogna valutare nel momento in cui si fa la giuria di un concorso cosplay? Secondo me fattori principali sono l'interpretazione, che deve essere il più attinente possibile al personaggio che tu porti, perché io, per esempio, nel mio piccolo ho visto molti Deadpool tranquilli. Quindi è stato un controsenso. Che non sono un po' sclerotici come quello che porti giustamente in giro. Esatto, nel senso, secondo me, ti dico, un fattore importante nella scelta di un buon vincitore è sicuramente l'interpretazione. L'altro ovviamente ne segue la veridicità, cioè l'attinenza visiva più vicina al personaggio. È ovvio che uno tira l'altro, però se dovessi mettere una scala di valori, metterei prima l'interpretazione, poi la qualità del costume in sé, perché, ripeto, ho visto dei costumi molto belli ma mal interpretati. Certo, quindi si compensano le due cose, giustamente. Allora, un'ultimissima domanda per tutti e due. Qual è il ricordo più happy, quindi il più veloce che vi viene in mente legato alla vostra attività nel mondo cosplay? Il mio è stato pochi giorni fa, al compleanno di mia figlia, per un semplice motivo: abbiamo fatto una bellissima festa per lei, era tanto che me lo chiedeva, ci teneva, e io mi sono presentato vestito da Iron Man e lei piace tantissimo, e mentre tagliava la torta mi ha dato un bacino, mi ha detto: papà, sei super. Dai. È stato veramente incredibile, perché mia figlia è sempre sincera, onesta in quello che dice, certo. Non è una persona papà, è un momento veramente happy, incredibile in questo momento, è lì. Bellissima questa cosa, complimenti. Grazie. Marco? Ma invece io simile, nel senso che al Cartoon Mix di un anno fa, no, due anni fa, ero vestito anch'io da Iron Man, e un bambino da 20 metri mi ha visto, ero in braccio al papà, mi è corso incontro abbracciandomi e io mi sono sciolto. Bambini, veramente, i bambini danno tantissimo, tanto. Molto. Io sui 300 e stavo bene. Poi posso, stamina che mi è arrivata qua, però. Se posso aggiungere solo una cosa, è che io ammiro tantissimo i cosplayer che riescono ad andare negli ospedali, che riescono a fare anche beneficenza di questa cosa, perché è veramente la massima espressione, cioè è tutto concentrato lì, il poter dare anche una piccola emozione ma ricevere indietro tantissimo, perché non è retorica quello che sto dicendo. Certo, io non ho mai potuto. Un esponente della clown terapia. Io non ho mai potuto partecipare. Non ho mai potuto partecipare. E penso che sia un'emozione che piangerei dietro alla maschera di Iron Man sicuramente. Però lo farei con tutto il cuore possibile, e se potessi dare un attimo di gioia anche a dei bambini, e chi lo fa è veramente fantastico, incredibile, e gli faccio veramente tanti complimenti. Ecco, e ancora una cosa, se doveste consigliare a qualcuno che ci sta guardando a casa, che ha imparato che cos'è il cosplay oggi, per, non dico convincerlo, ma invogliarlo, invitarlo a seguire questa nuova forma d'arte, cosa gli direste? Beh, se posso, io gli direi semplicemente: chiudi gli occhi per 5 secondi e immagina di essere quello che avresti voluto essere. Non c'è risposta migliore. Perfetto, allora ragazzi, io vi ringrazio immensamente per essere stati qui con noi questa sera a Happiness on Air, dentro a un museo, e che museo, Maggio 900. Fantastico. Erme Squadri, grazie a tutti, un saluto. Marco Gallotta, due esponenti comunque noti ormai, direi, nel panorama del mondo cosplay a livello polizia, nazionale. Ma... Avete giocato con noi, grazie. Grazie a te, Alberta, grazie a tutti. Ciao, un saluto a tutti. Ciao. Ciao. E noi torniamo dopo. Ciao.
Siamo al quarto piano di questo meraviglioso museo e siamo in una zona dedicata proprio alle sculture dell'Africa. E quindi, proprio in questo posto, adesso ci ascoltiamo le good news. Allora Lisa, siamo arrivati anche al momento delle buone notizie. Infatti io ho anche in questo bellissimo luogo, ecco era rovescio, un cellulare in mano. E chi abbiamo dall'altra parte? Ciao Assunta! Ciao! Ciao. Allora noi stiamo bene, siamo all'interno di un museo meraviglioso che in questo momento sa di Africa. Siamo al quarto piano di questo museo e ci sono tante sculture ispirate all'Africa. Come stai? Tu come stai? Sto bene, tante cose, sto benissimo, assolutamente sono contenta. E anche un po' di idee nuove che stanno prendendo forma, insomma sono contenta. Sempre legate al blog, quindi prima o poi le scoprirete. Bene, bene, infatti noi siamo curiosi di scoprirle. Senti, per questa volta, allora intanto siamo all'interno della rubrica Good News, quindi tratta proprio dal tuo blog che è thatsgoodnewsblog.com. Noi vorremmo sapere a questo punto quali sono le notizie che tu hai scelto per questa puntata. Allora, benissimo, partiamo con una notizia molto social e già ti vedo sorridere. Sì, infatti. Gioisce per questa cosa. Dici, allora, dici. Parliamo di una startup che si chiama Today Like e penso un po' Albi, è stata creata da un ragazzo di 18 anni, quindi insomma la dice lunga ed è italianissimo, si chiama Giacomo Interiolini. Today Like a me piace tantissimo perché dà visibilità al talento, quindi artisti, creativi, architetti, ma chiunque abbia un'idea creativa o quel sogno nel cassetto, quel progetto che dice ah se trovassi qualcuno che ha i soldi potrei avere successo, queste cose qui possono postare questi progetti sotto dei like completamente gratis. Che meraviglia! Qual è la cosa bellissima? Che questi progetti una volta postati vengono condivisi anche su Facebook, sulla pagina del sito, e i primi, quelli che nella settimana ottengono più mi piace hanno un premio simbolico del valore di 30 euro accreditato. Quindi è comunque anche un modo per raccogliere due lire e dire ok, magari anche più che altro lo stimolo, no? Per dire vabbè, okay. ci credo. E lo voglio portare a termine. Tra l'altro guarda, è una bellissima notizia, scusa se ti interrompo, perché oltre ad essere social parla di arte. Noi questa sera siamo all'interno di un museo. Allora passiamo dal social a quale tipo di altra notizia invece? Allora l'altra notizia arriva da una ricerca che è capitata nella mia posta elettronica, la ricerca di una società, di un gruppo che è specializzato nel reclutare manager soprattutto, e ha definito quelle che sono le 5 regole d'oro che fanno un buon manager, ma soprattutto che fanno un buon capo di progetto piuttosto che leader eccetera. Quindi chi lavora in aziende ha dei dipendenti sotto di sé, dovrebbe tenere presente queste 5 regole molto semplici. Innanzitutto definire un proprio stile manageriale, quindi inutile stare a copiare, a fare cose che fanno gli altri eccetera, ognuno ha il proprio stile. Seconda cosa, riconoscere magari con anticipo le situazioni di stress e fare in modo che il team sia coinvolto positivamente, accettare le critiche che gli possono venire fatte e pensare in maniera un pochino più ampia, rimanendo anche curioso, aggiornandosi, facendo corsi di formazione, quindi cercare sempre di stare al passo con i tempi. E poi l'ultima, molto bella, è fare sport, perché alla fine di una giornata lavorativa non c'è cosa migliore che dedicarsi un momento per l'attività fisica in cui si svuota la mente e si apre anche a nuove prospettive, quindi spesso vengono anche le idee migliori, no? Anche semplicemente con una passeggiata nel parco. Ecco, queste sono 5 regole definite da questa società che si chiama Haze e che appunto è specializzata nel trovare il manager giusto per la mia azienda. Mi sembrava molto carina anche perché ho molti manager tra i miei lettori. Assolutamente interessante anche questa, anche perché ci sono tante persone oggi che effettivamente ricoprono questo ruolo, quindi è importante sapere come bisogna comportarsi. Esatto, sì, è
proprio sono 5 regoline facili. Base. Bene, bene. Allora, come dire, intanto grazie come sempre per questi spunti positivi che tu vai a estrapolare e scegliere per il tuo bellissimo blog e che concedi anche a noi all'interno di questa trasmissione. Quindi un sincero grazie, grazie Assunta per la collaborazione che è nata, insomma, da un po' di tempo a questa parte. Detto ciò, ricordiamo thatgoodnewsblog.com, mi raccomando amici a casa, consultatelo tutti i giorni perché ci sono good news veramente sempre e vi portano il sorriso. Noi da Cento, anzi da Pieve di Cento, da questo meraviglioso museo, Assunta, adesso ti mandiamo un grande abbraccio e ci vediamo settimana prossima, ok? A voi un abbraccione, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. In questo luogo così ricco di cultura andiamo ad acculturarci un po' e lo facciamo con la rubrica Passo dopo passo. Beh, siamo in un museo e qui si parla di profondità e adesso lo facciamo anche con Lisa, sì. E quindi ci acculturiamo un po' di più cercando spunti di riflessione per migliorarci. Sì. Siamo nella rubrica Passo dopo passo, quindi Lisa Gozzi, sì. Personal coach, potete scoprire meglio di che cosa si occupa la sua attività, quindi il coaching, attraverso il suo sito che è www.oltreorigine-coaching.it o.com. Esatto, ma grazie. Detto ciò, adesso io vorrei sapere se ti dico l'argomento della serata, che è la felicità per me è ispirazione. Abbiamo scelto questo argomento, appunto ispirazione, ispirandoci ai cosplayer e a questo bellissimo posto in cui siamo e agli artisti che hanno composto questo museo con le loro opere. L'ispirazione è un'illuminazione, un particolare allineamento personale, un particolare stato emotivo, un'eccitazione della mente, della fantasia, del sentimento che spinge una persona a ben operare o a fare un'opera, quindi a dar vita ad un'opera ispirata. Gli eroi ci ispirano e ci fanno capire che si può essere di più, possiamo essere di più tutti, ogni giorno. Gli eroi, i supereroi nell'immaginario comune sono degli esempi di virtù, dei modelli di crescita personale a cui appunto possiamo ispirarci, da cui possiamo trarre insegnamento. Il libro di Deepak Chopra, Le sette leggi spirituali dei supereroi, che è molto curioso, appunto esplora sette leggi che governano il mondo dei supereroi, applicate al nostro mondo quotidiano e possono farci scoprire i nostri superpoteri. Quindi ne vediamo qualcosina. Ecco. Sono leggi di trasformazione e che ci aiutano a trovare la felicità e il coraggio e anche l'equilibrio, la creatività, la forza, l'amore, l'intenzione, la compassione e il senso della vita. Quindi sono tantissime diverse leggi di trasformazione e ognuna di queste leggi, appunto, o virtù, sveglia i nostri superpoteri quando noi ci applichiamo durante la nostra giornata e ci offre quindi la possibilità concreta di modificare in meglio quella che è la nostra vita e anche il mondo intero, se vogliamo parlare in termini di supereroi, che appunto si dedicano all'umanità, alla socialità. C'è un eroe, un supereroe, un mago in ognuno di noi, quindi anche dentro di te che ci guardi. E bisogna cercarlo e trovarlo, è un po' il senso della nostra vita. Una volta cercato e trovato, sa tutto e possiamo consultarlo e ce l'abbiamo dentro. Nomi, etichette, definizioni che ci diamo o che ci danno, che ci sono un po' imposte a volte, sono dei limiti se non sono potenzianti, oppure possono essere delle virtù, se sono potenzianti possono aiutarci appunto a mettere in pratica i nostri superpoteri durante le nostre giornate. Quindi dai ascolto ai tuoi dubbi, perché là dietro, ci dice Deepak Chopra, si nasconde un granello di coscienza e di consapevolezza che puoi andare ad ascoltare e ti può far capire ancora di più chi sei veramente. Vivere le virtù dei supereroi
è veramente liberare quell'incredibile potenziale che risiede in ognuno di noi, in ogni essere umano, e quindi anche dentro di te. Porta al benessere fisico, al benessere spirituale, al benessere emozionale, interiore. E vivere le virtù dei supereroi ci permette di avere obiettivi ispirati e di quindi di vivere una vita ispirata mentre raggiungiamo i nostri obiettivi e li otteniamo, in modo da avere sempre un'esistenza significativa, armoniosa e che sia soddisfacente davvero. Ecco, e quindi per allenarci a fare questo, sì, o per capire meglio, diciamo, questo concetto, tu hai scelto una clip di un film che oggi parla, sì, di un supereroe. Ma prima di arrivare lì volevo dire, quindi fare il cosplay può aiutare a sviluppare, a ispirarsi e quindi a sentirsi supereroi. E a sviluppare i propri doni, perfetto. Sì. Hai scelto un film di un supereroe, qual è? Hancock. E allora ci vediamo la clip, sì, e poi ci spieghi perché l'hai scelta. Sì. Ragazzi, sentite, fermatevi, arrendete, io non voglio agitarmi, sono caldo. Ok. Volete schiantarvi? Sono bravo a schiantare! Ancora una volta i cosiddetti atti eroici di Hancock hanno fatto infuriare le autorità. Ah, il fiato che puzza di alcol, lo sento da qui! Perché ho bevuto, Befana! Sfigato. Chiamami sfigato di nuovo, riprovaci. Sfigato. E tu, pesce palla? Quattrocchi? Hancock, brutto balordo, sapevo che saresti venuto. Non frignare, scopettone. No. Così non va bene. Io mi occupo di relazioni pubbliche, alla gente non piace. Credi che mi importi quello che pensano? Secondo me perdi tempo con quello. L'ho cercato su YouTube. Tutti ricordano Walter la balena grigia arenata sulla spiaggia. Poi arriva Hancock. Oh mio Dio. Io non me lo ricordo. Greenpeace, sì. Santo cielo, sei un supereroe. La gente dovrebbe amarti. E come si può fare? C'è un procuratore distrettuale che vuole mandarti in prigione. Io dico che ci vai. Non ci andrà. Sanno che comunque ci sei. Gli dobbiamo far sentire la tua mancanza. Se non vi spostate, la tua testa finisce fra le sue chiappe. È in prigione da 5 giorni e i crimini aumentano. Chiamata per te. È il capo della polizia. Dice che ha bisogno del tuo aiuto. Hai una vocazione, una missione. Sei un eroe. Sarai infelice per sempre se non lo accetti. La vita qui è difficile per me. Dopotutto sono l'unico della mia specie. Meritate di più da me. Sarò migliore. Non la metterò mai. Che c'è? È un po' stretta. Che succede qui? Ecco! Devi chiudere questa storia! Mi dai il permesso di toccare il tuo corpo? Sì! Non è niente di sessuale! Non che tu non sia attraente! Forse un'altra volta! Portami via! Ecco che è a terra! Sembra ferito! Ecco, palla difficile! Sei un supereroe, la gente dovrebbe amarti. Hai una vocazione, una missione, sei un eroe. Sarai infelice per sempre se non lo accetti. Hancock è un supereroe bizzarro. Bellissimo. Un po' come Deadpool. L'ho scelto perché ad ognuno di noi è accaduto, un po' come a Hancock, a volte di usare in modo un po' maldestro i propri superpoteri. E il bello di Hancock è che si sta impegnando nel film, si impegna per migliorare il proprio comportamento. Ovviamente esclusi i cosplayer, ecco, perché loro sono già perfetti. Giusto? Giustissimo. Un eroe è un personaggio che si caratterizza per le sue virtù.
per le sue doti di coraggio, forza, amore, servizio al prossimo, e generalmente ha abilità particolari, i suoi superpoteri, e trascorre la maggior parte del suo tempo appunto combattendo contro quelli che sono quello che è il male, i crimini, i criminali, i disastri. Ha una missione a favore spesso della società, a volte disinteressata, e ha una storia personale che è elaborata, viene elaborata dal supereroe durante appunto le sue avventure, e grazie a questa ha acquisito delle abilità particolari e una motivazione che lo spinge a mettere in uso i propri superpoteri, e lo spingono quindi a usarli verso il male e per il prossimo. Chi non lo è appunto a questo punto? Un supereroe lo siamo tutti quanti, e dobbiamo davvero mettere in pratica quello che nella nostra giornata possiamo fare con i nostri superpoteri, ispirandoci a quelle che sono le virtù che possiamo tutti usare, e tutti lo siamo. E come ci possiamo allenare per fare questo? Ci alleniamo a usare i superpoteri oggi. Ecco, sì. Senza bacchetta magica, però, perché oggi non ce l'abbiamo, facciamo così, ce li abbiamo dentro. Ok, ok. Come dobbiamo fare o possiamo fare? Magari anche da piccolo ti è accaduto di immedesimarti in un supereroe. Qual è? Chi hai preso in passato come punto di ispirazione, modello di ispirazione? Chi ti ha ispirato a diventare chi sei oggi? Quali sono le fonti di ispirazione positiva oggi, invece, da adulto? E quali sono le doti che ha questa persona o quel qualcosa che ti ispira? Qual è la sua missione? È anche la tua? Le doti che mette in campo sono anche le tue? Chissà, perché guardando ciò che ci ispira possiamo capire ciò che abbiamo anche noi, che possiamo appunto come superpotere mettere in campo durante le nostre giornate. Quindi individua chi ti ispira, chi è fonte di ispirazione per te, che doti ha, qual è la sua missione, tienila con te durante le giornate, che ti ispiri in modo da poter agire i tuoi superpoteri durante tutte le tue ore della giornata. I cosplayer ci ricordano quindi che siamo tutti supereroi. Lo sei anche tu, e usa i tuoi superpoteri. Usiamo tutti i nostri superpoteri, esatto. Nella vita quotidiana. Grazie sì. Elisa per grazie questo voi, contributo, per le tue perle. Oggi divertente. Saggezza. Il contributo da cercare è stato molto divertente da assemblare. Bene, e poi siamo in questo contesto così veramente particolare. Sì. Lisa Gozzi, personal coach, colonna portante sì. di Happiness On Air. Grazie. E noi grazie torniamo mille. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura anche oggi. Siamo alla fine. Siamo alla fine in questo luogo meraviglioso. Franco, come sei basso? Oggi sì, oggi sto studiando questa altezza diversa dalla mia solita. Ecco, che cosa vedi da questa nuova altezza? Vedo Aldo e Lucio. Che stanno registrando e scattando fotografie, tutto normale. Beh, per vedere le opere da un altro punto, un altro di, vista. Punto di vista. Vi è piaciuto questo ambiente? Caspita, meraviglioso. Serata di ispirazione e puntata davvero ricca di ispirazione. Ci siamo ispirati e cosplayati. Cosplayati. Ci siamo cosplayati e quindi siamo all'interno di due lune meravigliose. Questo è il quarto piano del Museo Maggi 900, dove ci sono tante sculture africane, quindi realizzate da artisti africani, e sono bellissimi. Noi ci siamo persi nei meandri, nei piani di questo bellissimo museo. Sì, quindi, davvero da visitare. Da visitare. Molto bello. E detto ciò, ci siamo divertiti anche con gli ospiti, abbiamo fatto una chiacchierata molto profonda e istruttiva anche con il presidente e fondatore di questo museo, Giulio Bargellini, che ringraziamo profondamente per aver ospitato la nostra trasmissione. Detto ciò, ragazzi, che dire, noi diamo appuntamento alla prossima settimana, e dal Museo Maggi 900, da Happiness on Air, diciamo buonanotte. Buonanotte. Ciao.